benvenuti a Donnini, un momento simpatico, interessante qui a fine settembre. Naturalmente il cappello cape, questa corsa di carrettelle in discesa, ovviamente non si può fare altrimenti. Con Lorenzo Cellai ci facciamo spiegare l'attesa, perché vi proporremo le due manche in questa domenica decisiva. I preparativi, diciamo, l'atmosfera è quella dei giorni che contano, Lorenzo. Sì, oggi veramente c'è due. Abbiamo fatto una gara stamane alle 10. Ora ripartiamo alle 2:30 e poi c'è un'altra gara verso le 4. E nulla, si svolge tutto dal sabato con le prove e niente, ora guardiamo quello che viene fuori. Il regolamento dice che vince chi fa il tempo migliore, basta il tempo di una delle due manche, credo. Sì, no? Praticamente sono tre manche, sì. E viene preso le due meglio, sì. ne scartiamo una. E niente, ora stiamo aspettando il Fantechi, perché hanno vinto lui, sì, sì. E ora quest'anno c'è il Morro che è davanti per un secondo. Insomma, ho scelto te per iniziare il servizio perché sei un po' l'esperto, no? Sempre presente. Ci racconti e ci spieghi che cosa sono le carrettelle, Lorenzo? No, praticamente sono telai tutti in ferro. E poi nulla, ci sono le gomme, sì. Con le camere d'aria. Tra l'altro avete forato, mi sembra, stamani? No, praticamente ora a cambiarla. Si è messo la gomma nuova, mm-hmm. Si è gonfiata e si è bucata. Sono un po' delicate. Lavorate tutto l'anno per arrivare a questo momento, immagino. Insomma, un po' sì. Va più, bene. Più che altro la notte. La prima notte. Sì, sì. Il dopo lavoro è questo, insomma, Si prova il sabato, dopo la notte c'è, certo, da fare un sacco di lavori. Grazie Lorenzo, avete il secondo tempo per ora, vediamo che succede. Bene, a dopo, grazie a voi. Saluto anche Mirko Benucci, che è il tuo compagno di viaggio, ecco, ma è impegnatissimo. Mirko, allora, stai preparando i pneumatici? Purtroppo abbiamo avuto questo imprevisto prima della partenza, meglio ora che dopo. Il punto più bello del tracciato qual è? Ma secondo me è la curva dei Pozzini, la penultima curva prima dell'arrivo, è quella più emozionante. Avete anche brividi maggiori lì? Sì, lì adrenalina pura. Ma si frena o no? Lì sì, purtroppo sì. Adesso un'immagine, anche una parola dagli organizzatori. Con noi c'è Samuele, mi pare che già abbiamo alle spalle una bella storia per le carrettelle qui a Donnini. Tutto procede bene, anche quest'anno 20 equipaggi, bene così direi. Sì, sì, mi sembra che l'aderenza è tantissima per quanto riguarda... appunto per questa manifestazione, sì. Quindi siamo sempre più organizzati, sì. Cerchiamo di fare sempre migliorie in tutti i sensi, certo. Come cronometristi, per avere sempre dei tempi migliori. Quest'anno vedo c'è una grande concorrenza, sì. Perché non c'è più l'egemonia di Cellai e Benucci, sì. C'è un team che è andato avanti, quindi è più competitivo come qualificazione e tutto. Vedremo stasera cosa ci dà... l'avvenimento, cosa verrà, certo. Tra l'altro c'è tanta gente come sempre a vedere questa gara, quindi quella gara che piace, che è interessante, voi ci lavorate bene, no? Noi sì, cerchiamo di fare il possibile per creare un ambiente per, cioè, divertirsi tutti. Non è facile perché lo sai anche te che in tutti gli ambienti c'è sempre un po' di difficoltà. Qui è un paese molto piccolo, però ci divertiamo. Lo scorso anno Federico Fantechi riuscì a strappare a Cellai e Benucci la leadership della classifica. Quest'anno immagino ci riproverete, ma certo. So che ci sono anche altri avversari pericolosi, vero? Sì, e sono già avanti a noi anche, sì. Quest'anno, sicché la vedo parecchio dura per quest'anno. Ci si riprova di sicuro, la prima manche non è andata bene, però... si punta nella seconda e nella terza. Il percorso lo conosce a memoria ormai, confermatissimo. Dov'è che si può limare qualche secondo o qualche centesimo? Nel piano, dove si rallenta tutti, cercare di andare più veloci lì, mm-hmm. Per limare un po' qualche cosa. E poi le curve, se uno... basta non picchiare, insomma l'importante è non picchiare poi. Hai la stessa carrettella dello scorso anno, avete modificato qualcosa come team, qualche miglioria, qualche segreto, dato non ci ascoltano gli avversari? Il mio compagno gli ha ingrassato altri 3 kg e poi tutto a posto, la carrettella è uguale, identica all'anno scorso. Vabbè. Ci sta il compagno Serrotti, non ci ha fatto la convergenza quest'anno, quindi non so se vinceremo, ecco. Però, l'organizzazione cosa te ne pare? L'organizzazione mi sembra ottima, tutti gli anni si migliora, sicché... bene così, bene così, bene così. Finalmente incontriamo un equipaggio femminile, perché ci piace far vedere anche le ragazze che si divertono qui a Donnini. Carolina ed Alice, la prima volta o già avete partecipato? Carolina? È il quarto anno che facciamo, però sempre ultime. Ci si prova, si fa per divertirsi e tanto, insomma, una bella giornata per passare tutti insieme
Avete provato un po' di più quest'anno? Pensate ad andare un po' più forte oppure la situazione è quella? La situazione è quella, hanno messo anche lo striccione di non frenare, però noi si frena lo stesso. Ma chi sta al volante? Carolina o Alice? Chi ci sta? Sì, io. E lì in quei momenti cosa si prova? C'è un po' di paura, qualche brivido? Adrenalina, sì. Ma non avete trovato nessuna amica che vuol partecipare? Siete solo... Ce n'era una, però sì. Poi alla fine niente, sei ritirata. Sì. Almeno così magari c'era un po' più di competizione femminile, però niente. Qual è questo, la vostra carrettella? Il fiocchi rosa. Io Emilio lo farei vedere perché c'è... Ah, davanti e di dietro il fiocco rosa. Sì, Ma voi partite per prime o per ultime? Ora si parte per terze perché si va in ordine di tempo, no? Il tempo peggiore, però siamo terz'ultime. Va bene. Complimenti. Ecco, vediamo. Il mezzo, il volante è quadrato, il volante tra l'altro. Sì. Ma l'avete fatta da voi da sole questa carrettella? No, ci ha dato una mano il ragazzo di Alice. E gareggia anche lui? Sì, è arrivato, ha fatto il tempo migliore. Però allora è spiegato il segreto, eh? Va bene ragazzi, in bocca al lupo per la gara. Un saluto a Caterina e ad Alice naturalmente, Vai. Eccoci. Carolina è... Nonostante il maltempo, la gara ha un vincitore, una coppia che vi presentiamo, sono Vincenzo Morone e Stefano Sottani. La seconda manche non si è disputata per la pioggia, però sono valsi i tempi della prima e della seconda manche per quanto concerne questa gara, dunque vittoria per questi due ragazzi. Tempo finale ce lo potete dire? Ancora non ce l'hanno comunicato il tempo finale, però le calate sono andate tutte e due veramente bene, lui e il pilota si comportava benissimo. Ha fatto due discese perfette, proprio stava un orologio, ha guidato in maniera perfetta, proprio. Niente da dire. Proprio... Tra l'altro avete battuto equipaggi abituati a vincere come Fantechi e anche Cellà, insomma, non è facile in Porza Donnini. No, non è facile, era inaspettata, cioè, nel senso, siamo contentissimi. Come si riesce a vincere qua, frenando poco, facendo bene le traiettorie, qual è il segreto della vittoria secondo te? Segreto bere poco a tavola. Bere poco a tavola. Comunque il pilota dicevi si è comportato molto bene. Prima volta che vincete qui a Donnini. È il primo anno vinciamo questo, sì. Sono gli applausi, potete anche far vedere il folto pubblico. Paolo Guerri, un attimo, l'assessore comune di Reggello qui con noi. Allora Paolo, una gara condizionata dalla pioggia, ma devo dire che il pubblico ha risposto bene, loro si sono comportati bene come gli altri piloti, bene a Donnini. No? Io devo fare un plauso a tutti gli organizzatori, perché poi è una gara veramente affascinante. E poi ci sono tutti gli anni, mi sembra che ora sta venendo fuori una rivalità
in cui l'anno scorso ha vinto Fantei, quest'anno loro, e questo anche far sì che la gara, diciamo, diventa ancora più affascinante. Abbiamo visto anche delle uscite, per fare i tempi migliori si rischia anche di più. Per fortuna tutto va bene, bene così, ecco. Bene, grazie Paolo. Patrizio Cellai, grazie Patrizio per essere con noi. Giornata un po' complicata con la pioggia che ha un po' disturbato, però vi vedo soddisfatti perché alla fine ci sono due tempi che contano, insomma, bene direi, tutto sommato, no? Ma due manche sono venute buone, diciamo, per i tempi. Purtroppo il tempo a noi è sempre non molto clemente, perché tutti gli anni ci dà la spruzzatina d'acqua, quindi purtroppo comunque tutto bene, insomma, tutto regolare. E prendiamo i due meglio tempi, le due manche sole, purtroppo invece tre. Bene, Paolo Guerri, sta nascendo una bella rivalità tra Cellai, tra Lorenzo Cellai e Fantechi, oggi sconfitto da questi due ragazzi che sono usciti un po' sorpreso, oppure no, Patrizio? Ma in effetti è un po' una sorpresa, perché, insomma, bene, perché è giusto per la competizione che venga fuori sempre più personaggi che vanno, insomma, riescano ad animare, diciamo, la combattività della gara, che per appunto prende anche molto più vigore come cosa. Niente, bene, per loro, ho piacere. Direi che l'appuntamento è al prossimo anno, Patrizio, o c'è qualcos'altro da anticipare, da segnalare? Ma per ora non si sa, c'è qualche idea di fare anche due di gare, di farne due, però insomma ancora è tutto in cantiere. Vedremo un po', insomma, da Donnini chiudiamo con tanta simpatia. Qualche altro commento, non so, se vogliamo sentire prego, un attimo qui da noi per avere qualche sensazione. Vieni, vieni. Allora, siamo pronti per le premiazioni, mi pare una bella partecipazione anche quest'anno. Bene Donnini, no, direi? Direi più che bene, perché c'è sempre una grandissima partecipazione a Donnini, sia come proprio partecipanti, come... di persone che hanno sempre voglia di fare un qualcosa di bello, e quindi a Donnini io farei un grandissimo applauso, perché siamo veramente meravigliosi. C'è Lorenzo. A Lorenzo gli facciamo raccontare l'uscita di strada. Cosa è successo, Lorenzo? Abbiamo frenato troppo poco. Praticamente no, si veniva giù veloci. Siamo arrivati in fondo, non si è frenato niente, sì che siamo andati in erba. Diciamo che diventa difficile vincere a Donnini, allora dovete prendervi forse qualche disco in più, è un po' questo il discorso? No, è sicuramente il livello ora è abbastanza alto, a parte sono carrettelle e tutto, ma insomma si va veloci. È nulla, insomma, certo. Bene o sia in muro è andato forte davvero. Danni alla carrettella, nessuno spera? No, non si è rotto nulla. Va bene. Tutto bene. Grazie Lorenzo, saluto anche Benucci. Il secondo classificato, prego ragazzi, chiudiamo con voi. Allora, avete un sacco di tifosi, anche se oggi secondi, mi pare. Anche i nemici, c'è anche il nemico. No, vabbè. Fantechi, Andrea, diciamo che Federico, diciamo che insomma ci sono dei rivali importanti quest'anno, va bene anche il podio comunque. Ma certo, va benissimo il podio. Si era detto oggi c'era dei rivali agguerriti, però è andata bene lo stesso, dai. È mancata la seconda mancia, potevate fare chissà che cosa. Sulla terza mancia si dava il massimo di sicuro, va bene? Si dava la zampata vincente, via. Ci riprovate il prossimo anno, sì? Sì, certo. Senz'altro. Bene, grazie.